Ciao a tutti, popolo del tubo, e bentornati in un nuovo episodio della serie europea. Amici, siamo a ottobre, finalmente è arrivato il momento dell'uva e delle olivotte. Guardate quanta uva avremo da raccogliere, e ovviamente lo faremo in live, perché vi ricordo che in descrizione c'è l'altra piattaforma dove sono in live tutte le mattine alle 11 e tutte le sere alle 20:30, dove se avete Amazon Prime potete venire a sostenermi con un abbonamento gratuito. Amici miei, come vedete le olivette pure sono pronte per la raccolta, io direi di iniziare proprio dalle olivette, amici miei, dalle olivette, perché l'uva, bene o male, abbiamo già visto come l'abbiamo raccolta, abbiamo già visto il tavernello. E oggi direi proprio che è arrivato il momento di produrre dell'ottimo olio e di buttare giù anche il frantoio. Perciò ciancia le bande, banda le ciance, direi che è arrivato il momento di prendere innanzitutto il carro e poi la broad per raccogliere le olive. Il carro io vi consiglio di togliere le sponde, di non prendere carri troppo alti, perché comunque la broad non è che ha lo scaricamento tanto alto, lo scarico insomma. Perciò vi consiglio, infatti io, vedete, sto per togliere le sponde, di non esagerare come altezza dei carri. Allora, andiamo subito nella mia splendida officinola. Eccime. Allora, questo lo mettiamo esattamente qua. Adesso ci facciamo portare il mezzo dallo shop con la store delivery, pagando, quindi non è cittare, pagando il nostro 2,5% di tassa, insomma. Ce lo facciamo portare qua, ovviamente tutto affittato, raga, perché che volete, che cosa volete, che io adesso mi metto a comprare la così, no, viticoltura, aspetta, olivicoltura, ok, perfetto, GPS sì o no? GPS no, perché tanto è storto l'oliveto, quindi non conviene assolutamente stare ad andare con la GPS. Allora, anche se io ho deciso di toglierla la GPS e di lasciare la vehicle control a donne, perché mi ci trovo dannatamente meglio ed è molto più intuitiva la vehicle control a donne. Via, raga, si comincia, amici, la raccolta delle olivotte. Togliamo la minimappa che tanto non ci serve. Il nostro oliveto super intensivo. Spettacolo, guardate che belle olivotte che scendono giù, che entrano nel serbatoio. Ce n'ho tante, raga, tante. Penso che, non lo so, ci vorrà un anno qua per raccoglierle tutte, ma piano piano, amici, le raccogliamo tutte. Una mancanza, secondo me, del gioco è il fatto che non si possono potare le olive. Cioè, si possono defogliare i vigneti, ma non si possono potare le olive. Cioè, queste nella realtà si fa uno sfalcio, una potatura, eccetera, eccetera. Purtroppo non l'hanno inserita. Questo, secondo me, è un punto mancante dell'olivicoltura. Non mi veniva la parola. Dell'olivicoltura. Avrei messo la possibilità di passare almeno una cimatrice sopra che tagliava la crescita, eccetera eccetera. Però vabbè, oh, non è che ci mancano le lavorazioni, ce ne abbiamo pure troppe delle lavorazioni, per carità. Però un'altra cosa che secondo me manca è un bel frantoio stile europeo. Spero che ci penseranno i modder a farci un frantoio in pieno stile europeo, perché qua manca, effettivamente qua manca. Adesso noi andremo a mettere quello americano, però devo dire che visivamente è bruttino, cioè è troppo grosso, è troppo americano tra virgolette rispetto a quello che è il resto della mappa. Io avrei messo una cosa più piccolina, un mulino piccoletto, insomma un frantoio piccoletto. Da noi il frantoio si chiama mulino, non so da voi, da noi si chiama mulino. Insomma, avrei messo un po' di quella rubina lì, però va bene, voglio dire, non è che siamo qua a fare le pulci, insomma. Guardate il trenone dietro, ma che bello questo cosino autunnale,
Mamma mia, raga, non si può mettere l'operaio e mi tocca raccogliere tutte quelle olive e tutta quell'uva. Mamma mia. Ragazzi, ci aspetta tanto da lavorare in live, eh? Ma tanto, tanto, tanto da lavorare. E qua il video, bene o male, dura un quarto d'ora. Ma non è che le olive si raccolgono da sole, insomma. Lo dobbiamo fare noi. È un peccato che non lascia per terra il residuo. C'è il residuo che sputazza. Ecco, do un'altra idea alla Giants o ai modder. Sarebbe carino vedere il residuo colturale, no? Le fogliette secche, i rametti, tutto quello che butta via. Vedete che cade per terra e non esiste praticamente per terra. Ecco, sarebbe bello vederlo per terra. Una specie di chop and shove, però per l'oliveto e il vigneto. Ecco, questo sarebbe molto carino. So, quelle piccole particolarità, quei piccoli tocchi di classe che purtroppo sono venuti a mancare. Peccato, peccato. Ovviamente niente di serio, di stupidaggine, però secondo me sarebbero state cosette carine da vedere. A me, come ho già detto, piace molto inquadrare dall'esterno, anche perché, raga, io da qua non gliela fo a andare dritto. Non lo so come fate se giocate così a andare dritti. Piace più di così a me, da davanti. Tantomeno la visuale interna, cioè la visuale interna, raga, non si capisce bene qua. Proviamo un po' di interno. Allora, mentre l'uva vi basta andare dritto per dritto sotto al joypad, no? Ne abbiamo parlato nel video in cui ho fatto l'uva. E qua non è così invece, perché è più grosso ovviamente il condotto. A parte che io già non mi ricordo manco la fila. Porca miseria, non mi ricordo manco la fila. No, questa, ecco, qui non ci sono le olive. Qua, questa qua, ok. Oddio. Qua, questa qua, perfetto. Mi tocca vedere dove ci sono, non ci sono le olive. No, raga, non ce la faccio con la visuale da dentro, non mi ricordo nemmeno dove sono passato e dove non sono passato, perché non è così chiaro visivamente, dove siamo passati e dove non siamo passati. Adesso andiamo a fare un po' di olietto, un po' d'olietto casareccio che venderemo. Io l'ho comprato nel frantoio delle mie parti un po' d'olio, un po' di olio casareccio, mi pare 11 euro al litro, ne ho presi 2-3 litri. Costa, costicchia. Del resto l'olio buono costicchia. Non è l'olio quello che si trova ai supermercati a 3 euro, a 2 euro, insomma, l'olio buono, quello buono, costicchia. Vedremo quanto ce lo pagheranno qua. Non sono andato a vedere sinceramente il menù dei prezzi, ma penso che stanno per arrivare una vagonata dei sordi tra il tavermello e il mio olio. Penso che arriverà una bella vagonata di soldi. E poi quanto è buono l'olio questo qua a casareccio, questo proprio l'olio vero, io lo chiamo, sulle bruschette. Ah, sulle bruschette è uno spettacolo, raga. Allora, andiamo con il primo scarico di olivette. Ok. Vedete, con le sponde basse non abbiamo problemi. Con le sponde alte non ce l'avrebbe fatta, insomma. Ah, postino. Oh, che spettacolo. Che spettacolo. Oddio, non mi ricordo dove sono passato, babbina. Babbina, non mi ricordo dove sono passato, babbina. Oh, qua. Qua, giusto qua. Qua ci sono le olive, giusto? Lì no, lì sì. Ok, no, perché non è facile, raga. Allora, sapete che faccio adesso? Faccio un piccolo taglietto, ragazzi. E poi andiamo a fare il nostro primo scarico di olive. Anzi, facciamo anche una bella cosa. Prima del taglietto sarebbe il caso di metterlo sto frantoio. Quindi andiamo innanzitutto sul campo 30, come si chiama? 34, dove abbiamo la zona industriale.
Campo 34, ci teletrasportiamo qua nella zona industriale e mettiamo giù il nostro frantoio. Vediamo un po', intanto io do le gomitate, le botte, ma che costruzione, produzione, dovrebbe essere questo il no, zuccherificio, eccolo, vedete, no, eccolo, frantoio, vedete quanto è grande, cioè questo è proprio tipicamente americano. Cioè, veramente non è che mi piace molto, vedo dire sincera verità, ma è l'unica alternativa, è l'unica opzione, perciò o mangi sta minestra o salti da finestra, si diceva da me, non so da voi. Allora, lo mettiamo qua, vediamo un attimino, aspettate, giriamo la videocamera, sì, la videocamera, la telecamera. Qua dovrebbe essere a posto, credo. Lo mettiamo o così da davanti. Sì, beh, da davanti è più carino. Lo mettiamo così. A posto, frantoio messo. A sto punto direi di andarci anche di decorazioni. Le stesse decorazioni che abbiamo messo, casomai, per il mulinotto. Oh, mettiamo le stesse decorazioni. Mettiamoci spuglioni. Ecco. Mettiamoci spuglioni. Mettiamoci. Ma come denaro insufficiente? Ah, distanza insufficiente. Mettiamoci spuglioni così. Zona industriale. Vabbè, basta, dai, giusto per dividerlo. Giusto per dividerlo. Poi mettiamo qualche lampionotto. Qualche lampionotto. Un lampionotto qua. No, mi sei. No, mi sei interrata sotto, porca miseria. Eppure avevo spianato tutto per non fa. Vabbè, datemi un attimo, spianiamo un attimino. Credo che sia possibile spianare bene senza far troppi danni, sì. Vedete? Stiamo spianando bene senza far troppi danni. Avviciniamoci. Sì. Beh, una discesetta ci può sta. Ma o scalino no, lo scalino no. Lo scalino no. Lo scalino no. C'era proprio una canzone che faceva lo scalino no. Mi si è impallato, raga. Non sto a spingere niente. Non sto a spingere niente. E lui fa il rumore come se io spingessi qualcosa. Vabbè, dai, ci può stare. C'è un po' di discesa. È quello che da noi si chiama il falso piano. C'è un po' di falso piano. Vabbè, dai, però ci sta, dai. Non è più schifoso come prima. A posto. A posto, fatemi mettere, dicevo, il lampione, che non abbiamo più messo luci. Luci, dov'è il lampionotto? Dov'è il lampetrotto? Ok, allora un lampionotto qua. Un lampionotto qua. E un lampionotto anche qua e anche qua, negli angoli, diciamo. I lampionotti, a posto, vediamo un po' com'è. Vediamolo, hop, salto la siepe perché bevo olio robimello. Vabbè, ci sta, dai, c'è un po' di discesa. Vabbè, oh, è una discesa, ci stanno discese nella realtà, non è che ci stanno. Qua è tutto piano, perfetto. Qua mettiamo, decidiamo le varie produzioni di olio. Mettiamo per il momento solo olio d'oliva. Ma l'olio d'oliva vuole 2 olive per un olio. Vabbè, qui un pochetto c'è un po' di falso piano, così, vabbè, ma. Oh, ci sta, intorno all'edificio, un po' di falso piano. Perfetto, dai. Perfetto, ragazzi, dai, non ci possiamo lamentare. Non ci possiamo lamentare. Ecco qua il frantoio. Ecco qua il frantoio del Robbimello. Adesso, amici, io torno in farm, finiamo di raccogliere e ci vediamo, diciamo, a fine puntata con lo scarico d'olive. Ed eccoci, 12.600 litri di olive. Eccoci qua, cari amichetti miei, col nostro primo scarico al frantoio. Eccoci qua, ci mettiamo qua e scarichiamo il primo scarico di olive. Guardate che spettacolo. Buttiamo tutto dentro e parte ufficialmente la nostra produzione di olio d'oliva. Ecco qua, produzione d'olio d'oliva attiva. E beh, oh, già con 12, con un solo viaggio poi, raga, con un solo viaggio avete visto quante olive abbiamo da raccogliere?
tanta robettina. Perciò andiamo. E aspettate che lì volevo vedere se era possibile da un'altra spianatina lì, ragazzi. Volevo dare un'altra spianatina qua. Diamo un'altra spianatina pure qua, così dislivelliamo un pochettino. Qua. Aspettate, allarghiamo il pirulino qua. Allarghiamo il pirulino. Ok. A posto. Beh, direi che va meglio. Aspetta, prima va molto meglio. A posto. Amici, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questa puntata. Secondo voi quanto lietto faremo? Tra l'altro devo anche andare a vendere il burro e i miei prodotti del caseificio. Insomma, del lavoro da fa ce n'è. Ho sbagliato strada, vabbè, passo da qua, passo dal silo ferroviario, non fa nulla. Voi lasciate un bel like, mi raccomando, che per me è importantissimo. Commentate. Ringrazio gli amici abbonati Anima Vita Cuore del canale, consentono al canale di sostenersi, di andare avanti e di portare tutti questi contenuti. In descrizione trovate tanti link utili, giochi scontati su Instant Gaming, il mio server, cioè il mio link d'affiliazione per affittare i server Nitrado, e anche per comprare Farming Simulator. E non solo, insomma, tutto quello che riguarda farming dai miei link affiliazione Giants. E noi, amici, ci vediamo al prossimo video. Ciao!